parlando di una letteratura di merito, cioè questa è la nostra, diciamo, fase B, la nostra fase, diciamo, riformista, nel senso che non depositiamo più e basta le nostre proposte, ma le vogliamo valorizzare, vogliamo discutere con le forze politiche di maggioranza. Senta, durante le consultazioni, lei ricorderà meglio di me, Grillo si rifiutò fondamentalmente di parlare con Renzi. Cosa è cambiato nel frattempo? Renzi, anche se non è stato eletto e non è eletto in un'elezione politica, ha ricevuto la legittimazione politica da un'ampia maggioranza alle elezioni europee. Diventa un interlocutore da parte del Movimento 5 Stelle. Non possiamo certo dire noi che siamo stati i primi a trasformare le elezioni europee in elezioni politiche, e se le avessimo vinte avremmo chiesto la caduta del governo, della maggioranza e nuove elezioni. Di conseguenza, a nostro parere, per coerenza, Renzi la legittimazione politica ce l'ha, le nostre proposte le ha, gliele consegniamo. Ma non è che volete sostituirvi a Forza Italia nella creazione di un asse per le riforme? Potrebbe essere questo sicuramente un passo avanti verso la sostituzione a Forza Italia, che oggi sta portando avanti un appoggio alla maggioranza, però che va a danneggiare qualsiasi idea di buona riforma. Noi facciamo un passo per volta, una proposta per volta, non è un'apertura globale ovviamente, ma è, ripeto, un'apertura di merito, materia per materia. E a proposito di proposte, veniamo alla legge elettorale. Quali sono le differenze fra la vostra proposta e l'Italicum? Io direi che più le differenze sono abnormità. L'Italicum ha le stesse caratteristiche di incostituzionalità del Porcellum, perché è un premio di maggioranza abnorme, addirittura peggiore del Porcellum, e ha le liste bloccate. Voi prevedete che ci siano le preferenze, se ho capito bene? Ci sono le preferenze, ciò significa legame tra eletti ed elettori. L'elettore può addirittura all'interno della lista votata cancellare un candidato. Sì, questo perché l'avevo letto e aveva destato la mia curiosità, nel senso, si possono dare dei voti negativi? Mettendo la preferenza negativa permettiamo a un cittadino di votare un determinato partito, ma di cancellare all'interno della forza politica votata un impresentabile. In base alla vostra proposta si voterà sia alla Camera che al Senato, e qua c'è un piccolo problema, perché Renzi il Senato non lo vuole abolirlo. A noi piace ragionare allo stato attuale. Allo stato attuale il Senato esiste. Ci sono dei margini di trattativa, oppure questo è un testo bloccato, congelato, che va preso in toto? Questa proposta può anche essere migliorata, quindi è evidente che ci siano i margini di trattativa. Ci sono alcuni punti che ovviamente sono difficilmente contestabili, modificabili. Io le dico, le preferenze, mi sembra il minimo indispensabile per una democrazia evoluta.